Buon pomeriggio a voi. Allora, tutto quello che stiamo vivendo parte in buona sostanza dalla Cina, no? L'emergenza, questa pandemia, e così come in altre circostanze negli ultimi 20 anni, la SARS, la suina, l'origine è sempre la medesima, è sempre la stessa. Ora, io spesso mi sono fatto una domanda, ragionando davvero terra a terra. Cioè, se io subisco un danno, un grave danno, da parte di un qualsiasi individuo, io perlomeno cerco di farmi risarcire i danni. Perlomeno, voglio dire, ho un atteggiamento così abbastanza ostile nei suoi confronti, soprattutto se scopro che c'è dietro del dolo, c'è dietro anche solo, ad esempio, della negligenza, c'è dietro magari un sistema di vita che mette in pericolo la mia vita e la mia libertà. Tutto questo nei confronti della Cina non è successo. E già questo ci deve fare riflettere. Perché, vedete, l'unica cosa dove non ci sono dubbi, anche se poi i cinesi in qualche modo hanno cercato di fare anche qui i furbi durante i mesi, è che la responsabilità è loro, che il tutto parte dalla Cina. Tra l'altro con alcune responsabilità anche molto pesanti, quella di aver sottaciuto, probabilmente qualcuno dice addirittura per 2 o 3 mesi, quanto stava avvenendo, e qualcun altro dice, tra l'altro, protetto anche dal presidente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in fondo era stato messo in quel posto come presidente proprio sulla spinta dei cinesi, e quindi qualcosa forse gli doveva. Ecco, tutto questo nel resto del mondo passa come un qualcosa di poco rilevante, non è mai un tema, no? Non è mai un tema, se non per Donald Trump. Perché se vi ricordate, sin dagli inizi, Donald Trump ha puntato il dito sui cinesi, Donald Trump ha parlato di risarcimenti, Donald Trump continua a parlare del pericolo cinese, cosa che ad esempio in Europa assolutamente non avviene, figuriamoci in Italia. Ora vedete, solo per fare un esempio, noi dovremo, perché è ancora il condizionale, perché la matematica certezza, fin quando i soldi non si vedono, io non ce l'ho, sono i famosi 209 miliardi del Recovery Fund. Ora, tra l'altro, di questi 209, ricordiamo sempre che un'ottantina sono a fondo perso, mentre gli altri, e sono tanti, sono circa 130 miliardi, in qualche modo dovremo restituirli. Non so francamente come, vista la situazione, ma dovremo restituirli. Quando sarebbe stato lecito pretendere che questi 200 miliardi all'Italia fossero dati da parte della Cina. E guardate che l'ammontare complessivo in Europa per i 27 stati europei, i famosi 750 miliardi, non sono una cifra che per la Cina sono fuori dal mondo. La Cina avrebbe perfettamente potuto, e io aggiungo, dovuto far fronte a questo. Cioè è la Cina che avrebbe dovuto risarcire con 750 miliardi e tra l'altro tutti a fondo perso i 27 paesi europei, ma anche tutto il resto dei paesi che fanno parte di questo pianeta. Perché, detto in maniera proprio molto terra a terra, a casa mia si dice chi rompa paga e i cocci sono suoi. Ora, questo ci deve far riflettere. E anche quando qualcuno, ad esempio, ha provato a spingersi al di là nel dire attenzione, non è un semplice incidente da parte dei cinesi, non è il fatto che nel mercato di Wuhan un pipistrello abbia contagiato un essere umano e da lì è partito il tutto. Qualcuno che, insomma,
come scienziato ha una nomea molto molto importante nel mondo, perlomeno l'ha avuta fino a qualche mese fa, e si chiama Luc Montagnier, ci dice una cosa ben diversa. Ci dice molto chiaramente che per lui è un virus fatto in laboratorio, che probabilmente i cinesi stavano cercando di mettere a punto un vaccino che mai si è riuscito a mettere a punto negli ultimi 30-40 anni, e stiamo parlando del vaccino dell'HIV, e che questo virus, che questo vaccino gli sia sfuggito. Questa è la realtà. Cosa è successo in gran parte del mondo e anche in Italia? Ecco, Montagnier è stato definito un cretino arteriosclerotico. Capite, stiamo parlando di un premio Nobel, però per rimanere nel nostro paese, gente come Galli, come Burioni, per carità, io non voglio mettere in dubbio la loro professionalità, però sicuramente accanto ad un Luc Montagnier non hanno nulla a che vedere, mai sono stati in odore di premio Nobel. Eppure nel nostro paese questi due soggetti sono diventati la scienza assoluta per quanto riguarda questa pandemia. La cosa è molto semplice. Se al sistema, al mainstream, ai poteri mondiali, se tu dici, per semplificare, ah, sei un fenomeno, sei uno da prendere in considerazione, sei uno che deve poter parlare. Se tu però dici B, automaticamente diventi un idiota, un cretino, un complottista. Cioè, non c'è l'idea di andare a fondo alla questione, l'idea del confrontarsi, l'idea del contraddittorio. Perché a me, francamente, mi piacerebbe vedere, ad esempio, da una parte Luc Montagnier e dall'altra parte un Burioni, e vedere cosa viene fuori. E rimanendo al nostro paese, la stessa cosa è successa a Tarro, no? Che è stato messo in un angolo, definito un idiota da parte del mainstream. Una cosa assolutamente vergognosa. Ma torniamo alla Cina. Torniamo a questo fatto che ha davvero dell'incredibile, come nessuno dei paesi europei e non solo non abbia puntato il dito pesantemente sulla Cina. Anche se fosse semplicemente, ripeto, un virus che è partito dal mercato di Wuhan, che insomma su questo qualche dubbio ce l'abbiamo, no? Dopo quello che ci ha raccontato Luc Montagnier. Ma ammettiamo che le cose stiano così. Però perlomeno avercela su con la Cina, puntualizzare la cosa, la loro promiscuità nel vivere con gli animali e così via, perlomeno qualcuno avrebbe dovuto farlo. Nulla, nulla di tutto questo. Nulla di tutto questo. Tra l'altro, Donald Trump è da molto tempo che ci mette sul chi va là per quanto riguarda l'espansione dei cinesi. Ricordiamoci sempre che i cinesi hanno in giro per il mondo moltissimi dei loro manager che ormai fanno parte delle grandi multinazionali. Ma attenzione, non sono uomini qualunque, sono uomini che fanno parte dell'apparato comunista dei cinesi, quindi gente del regime cinese, che piano piano si è introdotta con incarichi molto importanti in grandissime multinazionali di tutti i settori merceologici facenti parte del pianeta. E questo è un'altra cosa che ci deve far riflettere. Purtroppo cosa succede al mondo? Che ci sono persone senza alcuno scrupolo che pur di arrivare a occupare posti prestigiosi nel mondo, di arricchirsi, di avere una vita agiata per sé e per i loro familiari, venderebbero anche la propria mamma. E questo purtroppo succede. E quindi questo fatto di accettare magari quello che sta succedendo e quello che la Cina ci sta imponendo in nome di un importante tornaconto fa sì che questi manager, che questi uomini politici, che questi uomini potenti della terra accettino questo tipo di intromissione negli affari dei vari stati da parte del regime comunista. E questo il grande pericolo. Concludo dicendo una cosa che approfondiremo nei prossimi giorni.
La cosa però più importante, siccome non tutte le persone sono silenti, non tutte le persone non sanno esattamente cosa sta succedendo, riguarda l'informazione. Noi nel nostro piccolo dobbiamo divulgare le notizie che abbiamo, farle girare, facendo molta attenzione però chiaramente che non siano delle fake, controllando le fonti, ma è questo che dobbiamo fare. E se è necessario anche avere delle alternative per quanto riguarda le varie piattaforme dove poter attingere e dove fare informazione. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.